Risonanze magnetiche della colonna vertebrale, delle articolazioni, TAC, esami di laboratorio genetici, test allergici. Ecco le 208 prestazioni a maggior rischio inappropriatezza e quindi di spreco individuate dal Ministero della Salute. L'elenco allungato rispetto alla prima ipotesi è stato presentato ai sindacati dei camici bianchi che ora devono fare le loro osservazioni, ma sono già tutti sul piede di guerra. Una volta ottenuto il parere positivo dal Consiglio Superiore della Sanità, il testo andrà verso l'approvazione. Quando sarà in vigore, attenzione, chi vorrà sottoporsi alle prestazioni incluse nell'elenco le potrà tenere soltanto in certi casi a carico del servizio sanitario. Se non ricorrono le condizioni elencate nel documento del Ministero, dovrà pagare di tasca propria. Facciamo un esempio: l'esame per individuare il colesterolo alto nelle persone sopra i 40 anni, se è tutto a posto, i valori sono nella norma e non ci sono modifiche nello stile di vita del cittadino e nemmeno nuove terapie, potrà essere ripetuto a carico del servizio sanitario non prima di 5 anni. Pensate, una sciocchezza veramente. Nel corso di 5 anni può cambiare la vita di una persona, altrimenti dovrà pagare l'interessato. Ma il grosso dell'operazione, il cui obiettivo è il risparmio e la riduzione degli sprechi, su questo siamo d'accordo, riguarda probabilmente le risonanze magnetiche, cioè gli esami più a rischio di inappropriatezza. Sono costosi e spesso vengono svolti a detta degli stessi radiologi quando non ce n'è bisogno, tanto che il nostro paese è primo in Europa nella classifica di chi fa il numero maggiore di questi accertamenti. Questo è il provvedimento. Quando sarà in vigore, l'esame della colonna vertebrale senza mezzo di contrasto verrà passato dal servizio sanitario soltanto se in assenza di sindromi neurologiche o sistemiche. Il dolore alla schiena resiste alla terapia e va avanti per almeno 4 settimane. Nella lista sono molte le prestazioni anche odontoiatriche, già oggi molto difficili da ottenere nella maggior parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere, dove si è costretti ad attese più lunghe. I medici che prescriveranno accertamenti considerati inappropriati andranno incontro ad una sanzione pecuniaria. Preoccupati e critici i medici di famiglia, i medici ospedalieri, ma anche noi cittadini, non si capisce perché il ministro Lorenzin non spende neanche un euro per una utile campagna di informazione al cittadino sui test inutili, scegliendo invece la strada della minaccia di sanzione, quindi allontanando paziente e malato e spingendo quest'ultimo a fare l'ennesimo ricorso alla tasca propria ed a pagare l'ennesimo tributo alla sanità. Benessere globale anti-aging, salute e bellezza a 360 gradi è l'evento ECM il 30 e il 31 ottobre all'hotel Baia di Vietri sul Mare, riservato a medici, medici estetici, odontoiatri, farmacisti, biologi e nutrizionisti con 20 crediti ECM. Queste le coordinate, eccole qui, da cui scaricare la scheda di iscrizione dal sito che vedete sulla scheda, da inviare al numero di fax oppure all'indirizzo email che vedete nella scheda.